La Virtus Lanciano torna al successo pieno contro l'Avellino e lo fa sfornando e servendo agli irpini una prestazione concreta, dinamica e decisa. Buona cornice di pubblico al Guido Biondi con i campani supportati da 1300 sostenitori. Al seguito Deversa ripropone Andrea Conti come terzino destro e sistema Aquilanti al centro della difesa, duettare con Amenta, e preferisce far partire dalla panchina Davide Leonardo Gatto. Torna invece a comandare il reparto centrale d'attacco un affamato Gaetano Monachello, che palo a parte si porterà dietro mezza retroguardia irpina in diverse circostanze. Per Rastelli l'attacco è composto da Castaldo e Trotta. L'approccio ospite è comunque ben augurante. Nelle primissime battute della contesa infatti l'Avellino si rende protagonista subito con un corner senza esiti. Il Lanciano però inizia a macinare gioco. Buona la ripartenza per i rossoneri con Piccolo, che offre la palla a Tiam, che viene stoppato all'atto del dunque. Ancora Virtus, punizione di Mammarella, blocca in due tempi Gomis. Sempre dai tiri da fermo il Lanciano si rende insidioso, angolo di Carlo Mammarella per la testa di Vastola, ma il numero 17, tra l'altro un ex della contesa, è in controtempo di poco. 24esimo, punizione di Mammarella, palla per Piccolo, ma la conclusione incrociata dell'attaccante napoletano viene deviata in angolo. Si rivede l'Avellino, minuto 28, punizione di Zito, ma aridità c'è. Al 32esimo la Virtus sblocca l'equilibrio della contesa, azione concertata dei frentani con Grossi, che offre un pallone filtrante per Tiam, intercetta Pisacane e la sfera arriva a Piccolo, che quasi realizza un rigore in movimento e fa esultare tutto il Guido Biondi. 1-0 per i frentani, e con i rossoneri che non sembrano accontentarsi. Ancora brividi per Gomis, e così si conclude la prima frazione di gioco con un ottimo Lanciano. Nella ripresa però l'approccio degli irpini è deciso, brivido iniziale infatti per i frentani con la conclusione al terzo minuto di Trotta, ma aridità in qualche modo si salva. Ancora Trotta al quinto in girata, ma la sfera si spegne sopra la trasversale. Al nono minuto punizione interessante per la Virtus con Bacinovic, che stava quasi per raddoppiare, ma Gomis in qualche modo si salva. Al diciottesimo i frentani costruiscono un'occasione macroscopica per fare il 2-0, contropiede virtussino con Monachello, sfortunato nella conclusione perché la palla va ad impattare il palo. Non si ferma la Virtus, minuto 24, angolo di Mammarella, colpo di testa di Aquilanti, la sfera si spegne di poco oltre la linea di porta. L'Avellino prova ad alzare il baricentro, lo fa con Comi, un altro ex della contesa, ma la conclusione del numero 9 non inquadra la porta. Al 44esimo è il turno di Zito, ma anche in questa circostanza senza esiti. 5 minuti di recupero, ma i 3 punti meritati vanno a Lanciano in un campionato nel quale di scontato c'è solo una cosa: nulla, sia verso l'alto che verso il basso.